il TikTok di Rock, e nessuno mai ha visto una presentazione di una moto in queste condizioni, no? Sì. Saranno contenti in Triumph, dici? Sì. Gli rimandiamo così, ovvio. Ovvio. Sei percentisti, buongiorno. Avete visto il video del Superbus? Sì. Oggi iniziamo a farvi vedere un video dettaglio di ogni singola Scrambler che abbiamo provato. Bene, iniziando dalla piccolina, la 400X che ha guidato Gaia in questi 200-300 km di strade bianche e off leggerino. Marco, abbiamo fatto, c'è il trasferimento pure. Vabbè, sì, con tanti trasferimenti. Diciamo che sono 700. Di strade bianche erano 200-300, più poi appunto arrivare e tornare da Bolsena, quindi più o meno ha fatto in questa sella qua 700 km. Esatto, e la firmiamo la sella, no? Sì, sì, infatti guarda, l'ha firmata già qua con le chiavi. Non si può dire, no. Quindi la rendiamo così a Triumph. Vabbè, ma Triumph è contenta che abbia fatto delle foto di buono. Comunque, quindi, ti voglio far notare una cosa, Marco, se mi permetti. Nessuno mai presenta una moto nuova fangosa così, sono tutte belle luccicose, no? Invece no, noi ve la facciamo vedere così, a nature. Perché comunque sia, chi comprerà questa moto naturalmente andrà ad infangarla nei boschi tutte le domeniche. Tutte le domeniche. Assolutamente sì. Cosa vogliamo dire di questa moto? Cosa vogliamo dire di questa moto? Come abbiamo già accennato nell'altro video, noi è da tanto tempo che diciamo a Gaia. Gaia, tu sei brava a guidare il T7. A Gaia non c'è perché è in Sardegna. Comunque. Ah, in Sardegna, perché certo, noi non facciamo niente, andiamo in giro. In vacanza si è lasciata la moto così. Certo. Comunque, continuiamo a dire, Gaia, sei brava a guidare il Tenere, sei molto brava, però sei impiccata su quella moto, perché pesa troppo per te. Troppo, sì, certo. E lei no. E lei no, ci vuole gas, ci vuole cavalli, non sono arroganti. Piano, queste mani voleva il 790, ma prova a iniziare. E questa che è la prima 400 che ha provato, il primo giorno, non voleva dirlo, ma... Poi il secondo giorno, la mattina, quando si è svegliata e è dovuta risalire in moto e risparare 7 km per strada, mi ha detto: ma sai che stamattina ero quasi presa bene di prendere sta moto? Ho bisogno di una moto più leggera. Perché comunque fai l'inversione, tutti e due i piedi a terra, gestisci bene. E poi, onestamente, per fare le cose, avete visto che ha anche provato a fare il guado, quello dove tutti si sono ammazzati al Superbus, lei è riuscita a farlo, va bene, ovvio, non è uscita uscita perché non c'è tassello. Il tassello non ci sono, l'ho fatto anche io con le stesse gomme, che sono queste gomme orribili, sono le Karoo Street. Ma perché orribili, Marco? No, su asfalto van benissimo, ma non sono gomme da scrambler. Ci avrei messo ad esempio delle bellissime Mitas. Sì. Ma allora voglio Extreme, ancora non ho imparato i nomi. Trail XT Plus. Ok. No, magari un po' troppo le Trail XT Plus. Comunque, cioè, allora la Scrambler, lo sappiamo, è la moto da bar. Fuori strada. No, dai, concettualmente sì, ma concettualmente era la moto da fuori strada di un tempo leggero. Sì, sì. Quindi mettergli delle gomme stradali non ha senso. Cioè, sono quelli che mettono sulle BMW R le gomme tassellate per fare i fighi, e non le metti su queste moto qua. Esatto. Non dico tassellate, ma rischiamo qualcosina di più. Quindi cosa consigliamo? A chi la compra, va dal gommaio subito, le smonta. Le rivende. Su subito.it, che salutiamo. Mettere due belle gomme semitassellatine e si va a fare un bel po' di sterratine. Tipo, se vogliamo parlare di Mitas, visto che parliamo sempre solo di Mitas, le Trail Plus sicuramente sono delle gomme su questa moto qua, starebbero un gran bene. Detto, poi non so neanche se c'è la misura, perché non so neanche che misura ha questa gomma. Ma sì, ci stanno, dai. Ha un 140, 60, 17 e davanti ha un 110. 110 o 120, 19. Devo guardare per forza? Sì. Vabbè. Vogliamo vedere 100, che ti chiedi. 100. 90, 19. Sembra, non importa. Benissimo. Comunque, ora andiamo al dettaglio tecnico. Ale, vuoi fare un po' un touch? Facciamo un touch. Prova touch. Partiamo subito dal faro che si chiama Mezzo Angel. Mezzo Angel. C'è un angelo con un'ala sola. È un angelo con un'ala sola. Con una forcella upside down, Marco. Steli rovesciati. Il cerchio da 19 pollici con la misura che prima mi chiedevi, 190-19, quindi una misura anomala ma tutto sommato adeguata. Coi cerchi in lega. Ma la fanno anche coi cerchiaraggi, Ale? Non so, che questa è una domanda che non so. Secondo me no. Non sei preparato. Secondo me no. Non sono preparato, però ti dirò, a livello estetico a me piace con i cerchi. Però diciamoci la verità. La preferisci con i cerchi in lega? No, diciamoci la verità. Ragazzi, a cosa vi servono i cerchiaraggi? Cioè, tanta gente ci ha scritto, ma fa fuori strada con i cerchi in lega. Allora, se non andate a prendere delle pietraie pazzesche dove comunque rischiate di piantarvi, cioè di prendere dei colpi molto grossi. Ma non ho capito, cioè, se sei lento, se non sei da TikTok. Avete capito, no? Vieni. Allora, hai il monodisco, ho detto allora, visto? Hai il monodisco by Brie, tu hai imparato che by Brie è la marca un pochino più economica di Honda. Di Brembo. vieni qua Marco, ti voglio far vedere una cosa che non mi piace tanto. Direi che c'è un po' di confusione nei cablaggi, nei cavi qua, vabbè, ma ci può stare, perché ricordiamo che lei costa soltanto, Marco, facciamo un po' i venditori, costa soltanto 6.200 euro, sì, dai. Il monocilindrico 400cc da 40 cavalli,
tutto sommato, secondo me possono essere adeguati. Se guardate bene, il telaio è tronco, nel senso che non ha la doppia culla sotto. Uh-huh. Quindi il telaio è semistressato, è semiportante. Sì. Sì. Bella anche la parte sotto, guarda qua, tutta telaiosa. E questo è molto importante, il telaietto imburonato. Questi sono dettagli molto importanti. In caso di caduta, se piegate il telaio dietro, potete sostituirlo agevolmente. Le pedane posteriori, idem. C'è qualche moto più blasonata di cui tu farai il nome adesso? T7? Che non ce l'ha. Ah. E che quindi quando pieghi è un casino. Devi tagliarle col flessibile. Devi tagliarle, flessibile dietro. Lei invece si è imbonata. Guarda che bello che il forcino è a banana. Perché a banana, Marco? Perché a banana? Perché è l'unico frutto dell'amore. Bravo, perché a banana, vieni qua. Perché a banana? Perché deve lasciare spazio per lo scarico basso. Vogliamo fare due parole sullo scarico basso? Vedi, facciamo due parole. Scarico basso, che è, francamente a livello estetico è meno intrigante, ma senz'altro più pratico, perché lo scarico alto abbiamo... Tu ce l'hai, sì, Marco? Anche tu sai cosa vuol dire per lo anche scarico io so alto. Perché abbiamo le galle qua. No, più che altro perché hai bruciato una borsa, quindi... Mannaggia, poi ci arriveremo anche a quello. Guarda che belle che sono le rifiniture. Sì. Tutto sommato per il prezzo che costa, beige, poi trovo che sia, a livello estetico è bellissima. Sì. Cosa c'è, qualcosa che non ci è piaciuto lo possiamo dire, Marco? Cosa non ci è piaciuto? Io lo so, scusa, posso dire prima o poi dopo? L'unica cosa che a me non è piaciuta tantissimo è la frenatura o regolazione della forcella in idraulica, cioè la trovo un pochino troppo frenata in estensione, cioè in compressione guarda, ok, ma non torna su mai. Posso dirti anche una cosa io? Sì. Non frena sta moto. Non frena? Mm. Forse che è nuova però. No, ho letto anche di altri che l'hanno scritto, sì, che non frena un granché. Vabbè, ma quella anche per dire la Himalaya, basta cambiare le pastiglie, ragazzi. Poi, sì, no, allora, così di qua, serie non frena. Poi magari... Una cosa, Marco, dilla. Io sono sempre stato un sostenitore del freno con poco mordente. Sì. Per l'utilizzo stesso. Quindi ti piace la Touareg? Perché non frena anche quella? Cioè nessuna moto frena, Marco. Per me quando tocchi il freno deve rimanere un buco per terra dietro. Ma perché tu sei un pro. Sì. In realtà questa moto qua, diciamo anche... approfittiamo per dire anche a chi è adatta. Sì. È adatta sicuramente per pubblico molto giovane. Sì. Non lo possiamo dire nelle conclusioni questo? Però volevo attaccarmi al discorso. Parliamo del della freno. Moto. Perché sì. Marco, il freno, sì, se non ha troppo mordente, in fuoristrada aiuta chi non sì è molto sì, certo, pro. Certo, no? Certo. Tu che sei pro invece vuoi. Io sono un pro, quindi... Sei un pro. Ok, la maniglia dietro che trovo molto bellina. Bellina, ma anche il culo dietro, guarda come è bellino. Ma non si possono dire queste parolacce. Come no? Comunque è molto carina, devo dire. Guarda come è bellino sto sedere no così con questo faro, con la... Questa, la sì. La comanderia? No, volevo dire che il portatarga così un po' lungo è un po' boh, lascia un po' il tempo che trova, nel senso che... No, non lo so, mi preoccupano sempre queste estensioni, perché nel momento in cui va a fare una strada bianca rischi di perdere tutto, e comunque se vedi anche questa targa qua è storta, la mia sul 1200 l'ho raddrizzata 25 volte. Ma anche distrutta questa moto, Marco. No, vabbè, il tocchi dappertutto quando la usi. Finalmente uno strumento da avere gente giusta. È un semi moderno. Analogico digitale, diciamo. È un semi moderno. Ma sai che questi analogici digitali così non piacciono. Cioè, o lo fai solo analogico o lo fai... No, perché sono così. Qui è la parte così bella. Così mi piacerebbe. Questa esatto è la parte bella. Di là non parte... mi piace, sembra il Casio anni 90. Ma è quello il bello. Comunque, se voi schiacciate la I, perché i comandi vedete sono fatti così, e così, molto semplici, molto... lineari. Se schiacciate la I da questa parte avete trip 1, trip 2, vabbè, e vari chilometri parziali vari, e poi potete TTCon, non so cosa voglio dire, però avete la possibilità di togliere l'ABS e il controllo della trazione, perché ricordiamo questo che è importante. Questa moto ha anche il controllo della trazione e quindi potete dargli del gran gas derapando e frenando senza l'ABS. Ma quanto è alta, Marco, questa moto? Questa moto qui, la cosa bella di questa moto che notavamo con Gaia è che è molto alta la sella. Non è una cosa bella secondo me, invece stavo per dire che 835 mm a terra, secondo me per il pubblico a cui indirizzata è infatti è un po' altina, ma di per contro ha anche una bellissima luce a terra, perché se guardi è molto alta, soprattutto rispetto alla tua, quella che hai provato te, la 900. Sì, esatto, ha una luce a terra veramente molto importante. Adesso ci senti che peserai 95 kg, la stai schiacciando, guarda come si alza. Però vedi, abbiamo detto il prezzo, abbiamo detto che ha 40 cavalli, abbiamo detto che è alta 835 mm a terra. L'altro lato che può essere interessante è che pesa 180 kg. Insomma, alla fine la fiera è giusto. Adesso il tanto atteso sound check. Cattivo il mono, Qui
Quindi per chi è... Hai detto di per pro? Di per pro. È un nuovo termine che vogliamo usare nei video, di per pro hai detto. Ma è un supermercato? Sì, è una catena di supermercati nuova. Allora, sì. E quindi dicevamo, questa moto qui a chi è indirizzata? Sì. L'abbiamo un po' accennata anche nei video del Superbus, ma vogliamo ridirlo in questo video perché abbiamo voluto fare un video dedicato, ma non perché la Triumph ci paga, anzi non ci paga mica la Triumph. Comunque questa è una cosa che dovrebbe cominciare un po' le aziende a dare. Così dice, sgancia all'esso, sgancia all'esso. I figli mangiano, Marco. I figli mangiano. No, allora, seriamente, ve ne parliamo perché comunque sia, troviamo che queste moto qui sono molto interessanti perché finalmente le case stanno capendo che non bisogna avere 180 milioni di cavalli per potersi divertire in moto. Anche la gente sta cominciando a capire. La gente c'è ancora un po' dura, abbiamo visto qualche esempio al Superbus. Però sicuramente non è una moto che a mio avviso un cinquantenne comprerebbe come prima moto. Cinquantenne motociclista, cioè quindi che ha già avuto altre moto. Perché comunque è minuta, è piccolina. Sì. Pro e contro, piccolina vuol dire che comunque una, un giovane, perché appunto è una moto per A2, o una la classica compagno, zavorrino, attento, vogliono iniziare ad andare in moto, questa è un'ottima, un'ottima moto per iniziare, insomma, e poi esteticamente è molto bella. Sì. Quando ho fatto uno short tempo fa, quando l'ho provata per la prima volta, avevo detto che la paragonava alla 310 BMW e alla 390 della KTM, ma c'è un perché non l'ho paragonata. Tutti mi hanno detto, ma dovresti paragonare all'Himalayan, ma non c'entra niente con l'Himalayan e non c'entra neanche niente con, secondo me, la Bullet che abbiamo laggiù o altre moto similari, perché Royal Enfield, vabbè, l'Himalayan non c'entra niente perché al 21 è una moto che un adulto, motociclista, inteso come motociclista adulto, è meno ragazzo. È meno da ragazzo, cioè è una moto comunque completa che vi permette di guardare anche, di fare dei viaggi, eccetera, viaggi fuori strada. La Bullet invece, per quanto la cilindrata è similare, è una moto che si compra con un altro gusto, un altro fascino, un altro motore, un motore molto più tranquillo, molto meno... anche quella è un po' da... Ragazzo non la compra una moto del genere. Mentre questa qui invece è una moto che comunque strizza l'occhio al, all'aperitivo di Milano. Con un grosso però che comunque sia è una moto che vi permette anche di andare poi nella villa del vostro amico in campagna. Sempre ricchi però, ma scusa, perché poveraccio vanno a Milano in villa, dove vanno? Ci sono là, sui cosi lassù. No, ci sono le ville intorno a Milano dove fanno, organizzano questi giri in fuoristrada per i ricchi. No, che c'è dall'ultimi 20 metri ce l'hai disterrato. Ah, e lì fanno. E allora dice: no, cazzo, con la Panigale non posso. Con la Panigale compro questa per fare i 20 metri della villa. No, vabbè, dai. Però dai. Oppure sapete anche per chi è? Per il vostro. Vabbè, che cazzo. Taglio questo. Io direi che questa moto qua è veramente inquadrata bene, cioè dall'aperitivo al tassello. Dall'aperitivo al tassello? No, quella era dalle tette. No, cazzo, ma non posso dire niente. No, prima di mettimi un foglio qua che io ti dico. Sì, te le parole elenco delle parole. Facciamo un gobbo con quello, le cose da non dire. Dall'aperitivo potete fare l'aperitivo serale e godete, anche perché insomma tutta questa discriminazione verso queste moto all'aperitivo io le adoro tutte. O verso gli aperitivi, perché non ci vanno a fare gli aperitivi la gente. No, infatti allora, comprarsi una moto solo per andare a fare gli aperitivi è un po' da idioti, ma comunque sì, ma non vanno solo a fare, cioè, vai a farti l'aperitivo e poi la domenica vai a impolverarti a fare un bel giro in fuoristrada. Allora, io direi che come standard possiamo dire questa è una moto che a Milano ruberebbero, quindi vuol dire che è bella. Sì, sì, esatto. Giusto? Quindi vuol dire che è bella, esatto. Perché ricordate, le moto rubate sono sempre le migliori. Sì, infatti GS è il numero uno. Infatti. Bene, io direi che vi abbiamo detto un po' tutto di questa moto. Se volete avere delle precisazioni, dei dettagli, o se abbiamo detto delle cazzate, scrivetelo nei commenti. Soprattutto se abbiamo detto delle cazzate e volete voi mettervi in cattedra e dire che non abbiamo detto una cosa sbagliata e dirci come era giusta, scrivetelo nei commenti, ci teniamo molto. Ma Marco, una cosa mi viene in mente, ma sopra di questa sono incazzate anche le galline. Sì, infatti. Sopra di questa abbiamo una seconda scelta per chi vuole spendere un pochino di più e vuole una moto magari un po' più su di età? C'è qualcosa a livello di scambio? Beh, sì, c'era 900. Il gancio era quello, ma lo sanno che adesso faremo anche lo sanno, scusa, ho fatto un non so quando, perché come la nostra programmazione YouTube è andata completamente in malora, abbiamo dovuto assumere Giovanni per cercare di fargli gestire la cosa. Assume Marco? Assume. Paga anche l'Inps. Salutiamo l'Inps. Sì, e non sappiamo più quando faremo uscire i video, quindi non vi possiamo dire se sarà la settimana prossima, ma... Sarà il 2024, non so. 2024 spero di sì, spero prima dell'estate. Comunque vi faremo vedere anche le altre due scramber, ovvero la 900, che è quella che guida attuale nel giro stradale, e soprattutto quella che per me è la moto del mio anno, 2024 per me è l'anno del mio scrambler, il mio anno scrambler. Vi faremo vedere la comparativa tra la nuova X entrante e la uscente, quella che ho comprato io, XC. Bene, siamo di disappunto, direi. Sono proteine, Dio buono, ma io non lo so.
Cioè, secondo voi quelli bravi fanno queste cose qui davanti a Dio? Salutiamo Andrea Perfetto. Ma perché quelli bravi devi pensare solo a lui? Io penso sempre a Faccioni, ce ne sono tanti. Motoretto, bravi, penso. Ah, sì, anche Faccioni. Sono tutti bravi, tranne noi, Marco. Come si chiama quell'altro che ti piace a te? E io, Marco, i nomi non mi ricordo neanche il tuo, mi ricordo Marco. Quello che barava la hat lì. Chi è che non barava? Si può dire, dai. No. E con estremo disappunto ci vediamo al prossimo video. Ciao.